Comunque sei stato un paio di volte in Giappone con la squadra, Due con la volte, nazionale, sì. tre per l'esattezza, quando abbiamo vinto l'Intercontinentale nel 96, poi l'amichevole contro di voi prima del Ah Mondiale sì, Saitama. e poi Mondiale. Quindi insomma. Sono divertito, no? A parte che a me piace viaggiare, per cui quello già di base è una cosa positiva. E poi in Giappone è stato bella impressione in tutti quanti. Ma ogni tanto in Italia fanno vedere quella trasmissione sul Giappone, le cose strane che fanno vedere, no? Sì. Cioè, Vai a dire banzai? boh, non lo so, Sì, cioè, la più famosa vai a dire banzai. non lo so, però non era vero in Giappone, non è Ah che no? vedi, cioè Ma dicono, fanno questi giochi un po' sì, strani? però che non è, cioè, non è che vedi queste cose in Giappone, o No, no? no, 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 non le abbiamo viste, però Cioè, dico, fanno cazzate queste, cioè. in Italia è famosa questa qui. Lo so, però mi dicono c'è ancora Geisha, vede sangue di serpente, cioè, queste cazzate mi dicono tanti giocatori, no? No, vabbè, c'era quella, poi c'era il Catch, che io vedevo tantissimo. Poi i cartoni animati, i più famosi Sì, vengono quello da sì. lì. E poi a me capita ogni tanto anche di vedere adesso un po' di sumo, mi piace. Ah sì? Sì, Lottatore di divertente. sumo? È divertente, si danno di quelle capocciate. Boom! Poi, No, ma cioè, non sono venuti mai in Italia? No. ma è successo una volta a Domenica I, mi sembra, Ah sì? che è venuto quello che adesso si è ritirato. Ah. Con il cicchio o qualcuno? No, Con le ciccioline? quello non è che non è giapponese, delle Infatti, isole. americani? No, delle isole O lì vicino. thailandesi? Mong? No. Mi verrà in mente. Sì. Comunque è venuto che era 220 kg, era nettamente sopra anche come peso rispetto agli altri. È venuto a fare questo sketch a Domenica In, ti parlo qua di un anno e mezzo fa. È stato divertente, poi veramente lui era gigante, cioè era così. E Sì, gli altri erano. mi ricordo, sai, prima volta che sono andato lì, sono andato in ristorante, cioè non parlavo proprio italiano, no? Zero. Zero. Allora ho visto il menù, non ho capito niente. Cioè, vabbè, Chiaro. allora dico, va bene questo, vabbè, quello che c'è, mangio. È arrivato qualcosa di fritto, non so cosa che sia dentro, mangiato. Un po' strano sapore, ma cos'è? Ho capito, alla fine cervello di No. sì, qualcosa fritto, Male, ma male. mamma, male, male, oh, cioè, mi è venuto Cervella fritte di. a vomitare. C'è, no? Questo piatto, mamma che fa schifo. Il primo piatto che ho mangiato, Ah, che buono! mamma mia. Ah, che buono! Ecco chi era già il lottatore di sumo. Ah, che buono, ho capito, sì. Ma sì, perché adesso? Ma scusa. È perché sai com'è? Ci Ah, sono dei vabbè, lapsus ok. freudiani, dei suggerimenti che Ah, arrivano. ma scusa, ma cos'è quello di strada che c'era vicino all'albergo che andavamo vicino Il all'albergo? Vittoria Ah, o ma è Crocetta? chiuso? No, no, Cioè, c'è ancora, ancora. c'è ancora. Certo che ti sei fatto consigliare da ristorante. No, poi sono andato qualche Ma volta anche di ristorante che prima della primavera della Juve che andavo prima della partita, vicino anche all'albergo. Primavera della Juve, chi è? Dove andavano? Non so, per quando ho fatto primavera io si mangiava ancora nella sede. Ah sì? Il pre-partita alle 11 mangiavamo nella sede della Juve, sotto c'era ancora il cuoco che faceva la pasta e il prosciutto. A proposito, voi vi allenate lì nello stadio? No, abbiamo cambiato. Da un Ah anno e sì? mezzo siamo al centro SeaSport, un centro grossissimo della Fiat dove ci sono anche piscine. Infatti c'avevo dei dubbi perché c'è solamente un campo, si era Comunale tutti i giorni adesso sempre non lì. si allena nessuno, Ah no? perché lo stanno rifacendo per Torino 2006, sport invernale, che ci sono le Olimpiadi lì. E Ah, ok. noi stiamo preparando come Juventus il centro sportivo nuovo, che sarà pronto però Qualche un anno e anno. mezzo, forse due anche. E nel frattempo abbiamo questo centro
dove stiamo abbastanza bene, ti dirò, perché è tutto molto vicino, palestra, spogliatoio, sì, fisioterapia, il campo, non è male. Sì, lo stadio iniziava a diventare un po' vecchio, comune. Poi c'è solamente un campo, si allena sempre tutti i giorni, cioè diventa... Però ti dirò che quel campo del comunale, noi non ci siamo mai allenati in un campo migliore di quello. Ah no? Ma lo usi tutti, sai, i giorni? Anche se lo usavamo tutti i giorni. Impressionante. Chiaro che c'erano dei momenti dove c'erano 3-4 giorni di pioggia, dovevi andare in un altro campo, sì, se no lo spaccavi. Però fantastico, c'era evidentemente un microclima, una situazione stupenda. Quando sono stato io, cioè, certo che mi sono allenato quelli campo... Il combi, mamma, che sono brutti. Noi. Sono brutti. Brutti forti. E tu vedevi lui che si allenava, hai visto un paio di volte, la sì, prima squadra. Non mi ha fatto allenare. Non ti ha fatto allenare. Perché un momento qui era un po' difficile. Sì, ma neanche io, cioè io mi allenavo sempre con loro, però anch'io avevo 18 anni e 19, non sempre andavo a tutte le partite, ho fatte solo 11 quell'anno per esempio, il resto l'ho fatto tutto in primavera, e quell'anno lì è stato un anno un po' baloso, è stato un po' di tutto. Vabbè. Ma perché avevi scelto di venire, perché eri tu giovane, no, di venire in Italia a vedere come esperienza? E lui era in vacanza. La prima volta venne proprio che era ragazzo. Cioè, mi ricordo Ale, una giocata che ho visto, quello che ha fatto con la Fiorentina di esterno. La prima? La prima giocata che ho visto, quello lì, mi ricordo anche adesso. Ho detto, dopo che quello ho visto, ce la faccio anche io. È vero, no? Ho detto, ce la faccio anche io, vabbè, bello, ma dai. Sì. No, mi ricordo anche adesso, bello. E quello per me è il gol quasi più bello, perché, anche perché c'era una situazione di partita, di tutto, anche di significato della partita in se stessa, una vittoria che ci ha dato molto a carica. Era molto importante. Molto importante. Poi perdevamo 2-0. Poi è stato un gesto che non vedi spesso, anzi, quasi mai. Per cui sai. Molto tu legato, quello, no? Infatti tu c'hai quello tipo un po' il tacco, qualcuno mi difende, dai. Tu invece li hai fatti praticamente ogni volta che giochi contro di noi, tu sei sempre mi state simpatici, tranne il primo anno che a Perugia ha fatto solo 2 assist invece che segnare. Hai fatto anche gol a Perugia al debutto. Al debutto anche gol hai fatto. No, 2 gol e basta. Ah, 2 gol? Sì. 3-2 alla fine. No, 4-3. 4-3. Ah, 4-3. Infatti, infatti alla fine Gauci che diceva fai tirare una catena di gol così fa tripletta. No. Però dopo primo tempo 3-0. La Roma poi ci hai segnato. Col Parma ci hai segnato. Col Perugia ci hai segnato. E mancava col Bologna. Vabbè, hai fatto una partita sola. No. Vabbè. Hai segnato in Coppa Italia. Coppa. Vabbè, almeno. No, almeno. Cioè. Voi vincete sempre, almeno quello lì. Sì. Però comunque, voglio dire, in ogni caso tu rappresenti in Italia, comunque, oltre ad essere un grande campione, sei l'emblema del calcio giapponese, perché sei quello che si è confermato subito e ad altissimi livelli. Rispetto a... No, devo dire grazie alla Juve. Che purtroppo non ha fatto bene. E poi c'è stato... Adesso c'è Nakamura, però fa difficoltà, lui non sempre gioca. Invece tu hai avuto... No, perché cioè, comunque è cambiato tutto quella partita, prima partita con la Juve. Cioè, è cambiato tutto. Prima non è che, anche nel ritiro, non è che andava molto bene. Poi hai fatto 2 gol e poi tutti hanno cambiato atteggiamento, sì. Cioè, devo dire grazie alla Juve. Vedi, noi facciamo contenti un po' tutti. Sì. Quando vinciamo facciamo contenti i nostri tifosi. Quando perdiamo tutti gli altri sono contenti. Però, va bene, cioè. Bene, bene. No, scherzi a parte, anche lui usa, cioè anche tu, no? Sei stato uno dei primi a usarlo veramente.
parlare con i tifosi, sì, raccontare il diario. Ma è tanto, cioè, perché io non ho buon rapporto con i giornalisti, purtroppo. Cioè, anche in Italia, come sono i giornalisti? Cioè, non sono... Ecco, perché anche lui sul sito è attivo. Capisci che anche io parlo molto sul sito e tutto. Sì, è un po' particolare l'Italia, sicuramente. Però, al di là di questo, poi è divertente il sito. Sì. Perché io ho visto, spesso vedo anche il tuo... divertente, puoi mettere quello che vuoi, no? Sì. È un po' un tuo piccolo mondo. E poi è diretto. Quello, poi è diretto. È importante, ma ti arrivano i messaggi dai tifosi. Una marea. Ma tantissimi leggi. Messaggi. Beh, non riusciamo a fare tempo. Cioè, oltre a me collaborano anche altri ragazzi, naturalmente. Perché non è che rispondi a tutti, però no, leggi. Non riesci a rispondere a tutti. No, io non rispondo a nessuno. No, non riesci. Però io leggo. Ci sono tutti. Poi a sorte estraiamo alcune lettere, quindi rispondiamo. Molti anche ti domandano le stesse cose, per cui sai. Però non puoi rispondere a tutti perché ne arrivano tantissimi. Adesso abbiamo aperto anche una sezione dove mandi delle foto, dove poi le riproduciamo, le facciamo vedere. Le tue foto particolari, arrivano dei bambini, dei cani vestiti da Juve, della gente in vacanza. Arriva di tutto, guarda. Divertente, molto divertente. Sono contento. C'è anche la versione giapponese. L'abbiamo inaugurato da... poco? Tre settimane. Ah sì? Un mese, sì. Un mese. Ma chi mezzo. Traduce? No. Lui no. Però abbiamo una brava traduttrice, anzi viene gestito poi tutto dal Giappone. Beh, tu ce l'hai. Noi forniamo i testi e loro poi. Vabbè, tu ce l'hai grande tifoseria in Giappone sicuramente. Sei conosciuto, poi gli piace. A me piace e poi c'ho un ricordo bellissimo del Giappone, il primo grande ricordo, per cui... sono molto contento e tra l'altro ti dirò anche questa chicca. Cos'è? Una chicca. Ah. È una ciliegina qualcosa. Quando ho fatto gli esami all'elementare, che ha scelto in geografia dovevi portare un paese, ho portato il Giappone. Ah sì? Ma sei collegato allora? Sono connesso. Bene. Diciamo così. Che ti ha chiesto elementari sul Giappone? Ma io ho detto le quattro isole come erano strutturate, in montagna, poi Tokyo dove si trovava, che era la capitale, il clima, le parti di pianura naturalmente sono coltivate, le verdure, il pesce, perché il pesce è sempre grande risorsa per il Giappone, sì. E poi tutte quelle cosettine. Perché mi ha chiamato il paese del Sollevante, il paese più a est, eccetera. Ma a me piaceva molto. Infatti ho scelto, era scelta il paese. Una delle possibili domande era quella appunto che ti dicessero parlami del paese della scelta. Beh, prossima vacanza prendi un po' di tempo, vieni in Giappone e ti accompagno. Prossima vacanza, est. Aspetto. Asia e paesi limitrofi.